L'Europa deve fare certamente di più. Abbiamo incontrato il direttore generale degli affari interni, così come abbiamo sentito la signora commissario Malmström agli affari interni, che verrà audita nella prossima plenaria a Strasburgo per mettere al centro della questione migratoria ciò che sta accadendo nel Mediterraneo, questa forte pressione, devo dire incontrollata, che le vicende siriane hanno reso ancora più tragica e più drammatica. A questo dobbiamo aggiungere che anche in Egitto e in Libia, così come in Tunisia, vi sono grosse difficoltà e manca quell'accordo di cooperazione fra Unione Europea e singoli paesi terzi frontalieri che rende la vicenda particolarmente tragica. E allora, centralità del Mediterraneo significa regolare al meglio i flussi migratori, e siccome il contesto è eccezionale abbiamo chiesto anche in sede di revisione dell'accordo sulla sorveglianza esterna delle frontiere, dicendo che Siracusa e la Sicilia rappresentano i confini dell'Europa, uno strumento che sia eccezionale, che sia rapportato all'esigenza di contrastare al meglio i fenomeni dei flussi irregolari, molto spesso in mano peraltro al crimine organizzato.